Ciao a tutti i ragazzi da Giraffa Team e bentornati. Continuiamo con quest'altra parte di Resident Evil 7. Nello scorso episodio ci siamo inoltrati in queste miniere. C'è il nostro compare, lo sento. Come lo becco? Ora gli getto una bomba, guardate. LOL! Che cazzo! Affanculo. Guardate dove mettono le robe. Assurdo. Forse poteva andare dall'altro lato, non lo so. Ecco, che l'ho appena sprecata, grazie. Dobbiamo inoltrarci lì? Sì. Visto che quella parte non è esplorata, suppongo di sì. Non mi gusta per niente. Lì c'è roba. Canta, Evelyn, canta pure. Mettiamo quella neurale. Meglio se cambio per adesso. Cristo! Ciao Evelyn! Amore tu, puttana! Avrei bisogno delle bombe. No, 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 no. Dove cazzo ho messo le bombe? Oh shit! Oh shit! Cioè, sta bambina mi sta proprio sulle palle. Ma che cazzo ci ridi? Vabbè. Io pure sono un po' ritardata, eh. Potente sto fucile. Ho bisogno di soluzioni mediche.
E qui devo andare per forza salato. Non c'è niente? No. Mamma mia, se te piglio, guarda, solamente Lucas mi urta più di te. O forse nemmeno lui. Tu proprio se... Cristo! Il tipo, ecco, che sta vomitando la roba di 25 Natali fa. Sto giro mi sono parata. Dimmi che sei morto ancora, no? Muori? Muori? Ma muori o cosa? Oh, che cazzo. Ho sprecato il mondo, ho sprecato. Vabbè. Mi sa che il fucile è veramente, veramente potente. Combustibile, non me ne faccio niente del combustibile. Non lo voglio il combustibile. Tenetevelo. Allora, lì c'è una scala che possiamo procedere da lì. Vediamo se c'è altro qui nei dintorni. Oh, mi sta venendo il mal di testa. Soluzione medica forte, ci serve. E basta così? Se di sì, andiamocene. Mi piace sto fucile, cioè la potenza, perché solamente due colpi ogni botta è un po' dal culo da usare. Dai, dai che ce la fai. Bambina, pucci 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 bu. Dove sei? Piccolina. Insomma, quante persone ha ucciso per avere tutta sta gente, così sti mostri? Ma missioni, soluzione medica, mappa, miniera, salvataggio e mi sa che là mi sa tanto. Cazzo, cazzo, cazzo. Lanciagranate lo mettiamo qua. Boh, proviamo così. Perché non c'è pure una cassa nei paraggi? Perché? Siete delle merde, siete. Però non ho capito come fanno. Cosa fanno se munizioni neurali del lanciagranate. Oh shit. Ma quella è la sedia a rotelle della nonna. Dai, non ditemi che. C'è Mr. Everywhere. Lo sento. Eccolo. LOL. Però mi sa che non l'ho presi tutti. Ma qui siamo so nei sotterranei dei Baker. Ah, quando ha avuto le crisi, mia. Qui è chiuso. È 00.
001, è la nonna. Quindi lei è Fatemi capire. La nonna è la bambina. LOL. Ma dai, non ci sto capendo niente. La nonna è la bambina. Non mi dite che la nonna è la bambina. Perché allora prima, quando ho detto che sarebbe stato il boss finale, veramente ci ho visto lontano. Anche se non mai avrei immaginato potesse essere la bambina. Tu sei la nonna, sicuro, ormai ho capito. Solamente colpa tua. Perché? Dai, ti ho trattato pure bene quando ti ho visto sulla sedia a rotelle. Dai, ti dicevo dove era la dentiera. Ti salutavo. Quando cantavi ti ascoltavo. In effetti, sei un po' una merda. So che non volevi farmi alcun male. Uccidilo, mammina. Questa volta hai esagerato! Ma un cazzo di male! Non vuole essere mio paparino? Allora può morire. Ma dai, ma muori tutti Questa vecchiaia. volta è il turno della mamma di ucciderti. Non mi dire che devo combattere contro Mia, non voglio combattere contro Mia, mi piace Mia. Dai. Dove minchia sto andando? Sai che devo andare al piano di sopra? C'è la nonna che faceva finta di essere in catalessi, in realtà è la bambina, almeno ho capito. Ma che cazzo? Ma è vera! No, non è vera. Vaffanculo, mi ha fatto sprecare un proiettile. Vaffanculo. Torno a casa. Senti, là non posso Dove cazzo andare. sei? Ecco. Dove cazzo sei? Non mi fa andare, che cazzo devo fare? Lì le scale non ci sono mica, eh. Mi pare, vabbè, diamo un'ultima occhiata in caso scendiamo. No, le scale. Buon'anima delle scale. Proviamo a scendere. Non ho cos'altro fare. Torniamo indietro. Cristo. Ridici sto gran paio di palle che non ho. Presto diventerai uno di noi Non credo e proprio. forse comincerai a comportarti bene. Non sto scherzando. No, Vieni qua. allontanalo da me!
Dai che non sei vera manco per il cazzo. E ora? E qui non posso andare, e là non posso andare, non è che devo fare 3 ore avanti e indietro per la casa. E questa dove è spuntata? Dove cacchio devo andare? Non voglio farti del male. Devi venire qua. Lasciami morire. Io non voglio sprecare proiettili così. Non capisco cosa devo fare. Perché mia non è reale, l'abbiamo capito. Ma che sta accadendo tutto a pezzi? Dobbiamo andare al piano di sopra. Sta venendo la nausea, guarda. Lascia la larga! Oh merda! Ma è inutile che mi curo. La parata che mai ho usato. No, ma mi sono parata, porca puttana troia. Riproviamo. Ti devo massacrare, Ivy. Evelyn non ti lascia avvicinare per uscire. Per riuscire a liberartene con la necrotossina devi prima proteggerti dai tuoi attacchi. Vabbè, questo l'avevo capito, ci sto provando. È possibile attaccare le bombe a distanza dei nemici quando vieni afferrato. Ah, ecco, se non sbaglio c'è il trofeo. Sì, vabbè. Non mi lascia avvicinare. No! Crepa. È la nonna. Ecco là. Tu. Perché tutti quanti mi odiano? No, povera nonnina. Mi dispiace. Fa male! Fa male! Fa male! Fa nozione! Fa nozione! Fa inferno! Oddio! Oddio! Thank you.
Che è successo? E quindi ho sprecato colpi di magnum di lanciagranate così? Mi ha buttato fuori? Non scrivi una bambina! Oddio! Mi sembra Ouroboros. Sei solo un mazzosetto. Aia! Dio, no, no, non morire, Ethan. Cristo. Volevo solo una famiglia. Oddio, curati, 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 Ethan. Curati! Albert. LOL. È l'ora della lama. Dai, ma è magnum enorme che si chiama Albert. Dai, che figata. Poi non penso fossero proiettili di questa cosa qua. Di stantivirus, quello il cavolo è. Necrotossina. Ok, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Però mi è dispiaciuto alla fine per la nonnina. Trofeo guadagnato, casa, dolce casa. Casa degli orrori. Fine della notte. Questi chi sono? Ma questo chi è? Sono Redfield. No. Siete salvi. No, è pure la voce di Chris, però non c'entra un cazzo fisicamente con Chris, cioè la faccia è totalmente diversa. Siete salvi! Minchia, ha fatto tutto Ethan, cioè dopo tutto sto macello, loro arrivano così, siete salvi. Ma vaffanculo. Mia. Ce l'hai fatta. Mio Dio. Davvero? Dicono che chiusa una porta se ne apra un'altra. Beh, stanotte se ne è chiusa una. È stata una lunga notte. E non solo per me. Io e Mia non siamo le sole vittime. Ma anche i Baker. È colpa di quella cosa, Evelyn, che li ha resi così. Umbrella Corporation. Ora Evelyn è morta. E la cavalleria è venuta a ripulire il tutto. Perché Redfield era sull'elicottero dell'Umbrella? Maura è tornata e vuole ricominciare, lasciandoci tutto alle spalle. Forse è ora di aprire questa nuova porta. Cioè, ma alla fine Ethan non si vede nemmeno in faccia? Resident Evil 7 Biohazard. Ci sono cose che non mi tornano. Ok, non è finito, attenzione. Sono qua, rispondi.
No, che ho fatto? Ho saltato. Non mi dire. Non ho fatto niente. Vabbè, difficoltà normale. Tempo di gioco 8 ore e 26 minuti. Riavvino e Mr. Everywhere. No, ho mancato solamente un Mr. Everywhere. Non ci credo, ragazzi. Monete antiche ottenute 16 di 18, documenti 30. Praticamente ho preso quasi tutti i collezionabili così alla prima botta. Che culo. Difficoltà manicomio, difficile. Arma Alberto. Saranno aggiunte la cassa oggetti del gioco principale. Grazie. Oggetto, i segreti dell'autodifesa. Saranno aggiunte la cassa. Ok, grazie. Grazie mille. Mi dispiace non aver missato così pochi collezionabili, eh. Vabbè, non so se alla fine ho saltato qualcosa o meno. In caso scrivetemelo voi. Non lo so, dopo i titoli di coda, perché boh, forse ho premuto X e sono arrivati subito subito i risultati finali. Va bene, è stata una bellissima avventura, anche se ho molte domande, cioè molte, alcune domande, cioè questioni in sospeso. Voglio vedere anche la run con Zoe, cosa cambia salvando lei. Poi appunto, quel Redfield è Chris o non è Chris? Cioè, la voce sembra la sua, però esteticamente non c'entra una mazza con Chris. Boh, e poi non era sull'elicottero dell'Umbrella, cioè, cosa cazzo ci fa un Redfield con l'Umbrella? Poi quella pistola Albert alla fine per debellare la minaccia, cioè proprio il paradosso dei paradossi. Vabbè. Vabbè, comunque devo ammettere che alla fine il gioco tutto sommato mi è piaciuto. Mi dispiace che la gente non gli dà nemmeno una possibilità solamente perché si chiama Resident Evil 7, ha la visuale in terza persona, cioè in prima persona, sono cambiati i personaggi, vabbè, tra l'altro ragazzi non vorrei dirlo, ma da Resident Evil 1 a Resident Evil 2 anche lì i personaggi sono cambiati e via dicendo. Comunque, secondo me merita, sì, di essere giocato assolutissimamente. Forse Capcom avrebbe dovuto chiamarlo, non lo so, Resident Evil Reboot o Resident Evil Batte la Pesca, non 7. Non lo so, però merita sicuramente di essere giocato perché è davvero un gran bel gioco. Complimenti Capcom, a differenza della schifezza di Resident Evil 6, eccetera, eccetera, eccetera. Bene. Dopo questo mio ultimo pensiero, direi che è arrivato il momento di salutarci. Vi do appuntamento nei prossimi video, sicuramente farò Until Dawn, commentato o video commentato, vediamo un pochettino, dipende dal caldo e dalla disponibilità in casa. Vabbè, continuerò Crash Bandicoot. Se ce la faccio anche Tomb Raider 2, visto che è morto un pochettino lì, ma fa troppo caldo e il PC veramente mi risucchia l'anima col calore. Ragazzi, un bacione, grazie a tutti per aver seguito questo mio gameplay e per aver commentato e messo like e quant'altro. Noi ci vediamo prossimamente. Ciao a tutti da Gil Alpha Team.